Buonasera a tutti e benvenuti a Metti una sera al King. Questo è il nostro terzo appuntamento e questa serata è dedicata al turismo. Il 21 dicembre, l'ultima serata, sarà dedicata invece al liceo economico. Mi presento, sono Monica Rivolta e sono la referente dell'orientamento del nostro istituto. Questa sera con me ci saranno anche degli insegnanti del corso turismo, la professoressa Piras, Bertone e la professoressa Colombo. Inoltre, alla regia di questo incontro c'è il professor Vernizzi, referente animatore digitale della nostra scuola e amministratore del sito, ed ovviamente la nostra preside, la professoressa Elena Motta. Due premesse prima di iniziare. Se volete fare delle domande a cui risponderemo al termine della presentazione, potete scriverci nella chat a lato, logandovi su Gmail o su YouTube. E un'altra cosa, come vi dicevamo, questa è una sera dedicata prettamente al turismo, per cui non parleremo diffusamente di tutte quelle iniziative proposte che la nostra scuola fa ai nostri ragazzi per il loro benessere a scuola. Sto parlando, per esempio, del progetto sportivo, del corso di teatro, di musica, di un nuovo corso, per esempio, per vivere consapevolmente i social, oppure della full immersion che offriamo a tutti i ragazzi in seconda di inglese, per cui per una settimana nel secondo pentamestre i ragazzi fanno solamente inglese con insegnanti di madrelingua. Insomma, ma sono tanti, davvero tanti questi progetti. Per conoscerli vi invito ad andare nel nostro sito sulle sezioni tematiche oppure a rivedere il nostro Open Day, quello che abbiamo fatto il 7 novembre in diretta streaming. Però adesso, prima di iniziare, un saluto da parte della nostra preside e anche una domanda che mi sembra importante rivolgere in questa serata. Preside, lei cosa pensa? Cosa direbbe a dei genitori, a dei ragazzi che vogliono iniziare un corso del turismo in un momento così delicato e così difficile, a livello personale, ma anche a livello proprio, generale? Cosa si sente di dire, preside? Allora, innanzitutto buonasera e bentrovati. Naturalmente il momento è difficile, ma il momento passerà, no? E ci auguriamo ormai a breve, insomma, dalla sperimentazione sui vaccini, dal fatto che cominceremo, per cui ci aspettiamo anche che sia l'inizio dell'anno, no? Inteso anno solare 2021, ancora un po' difficile, ma che poi la situazione si stabilizzi. Noi abbiamo ancora anche viaggi di istruzione, no? Dell'anno scorso dei nostri alunni da riprendere, e in cui questa è anche proprio l'occasione per dire, anche in questo momento così complesso, le agenzie di viaggio, così come i teatri, così come tutte le organizzazioni, sono comunque in movimento, si sono adattate, hanno inventato nuove tipologie di prodotti, hanno trasferito quello che poteva essere anche trasferibile su altri canali. Pensate alla prima della Scala, no? Ovviamente per la prima della Scala, perché si potesse fare la stessa cosa hanno fatto a Napoli, hanno fatto alla Fenice, eccetera, ci sono comunque volute tantissime persone che abbiano organizzato, non parlo solo dei tecnici di scena, ovviamente, ma di quelli che lavorano dietro per contattare gli altri uffici, per contattare i comuni, per mettere in cantiere la pubblicità, per contattare i giornali, per le riprese, eccetera. Quindi anche in questo contesto avete sentito i vostri, insomma, figli saranno anche più esperti di noi, i vari concerti, insomma, i grandi eventi e concerti anche di musica pop, rock, insomma, di tutti i cantanti che sono stati rinviati lo scorso anno, sono già stati tutti riprogrammati a partire dalla prossima estate per l'autunno. Avete sentito in Lombardia, Piemonte, Trentino, Val d'Aosta, insomma le regioni dove c'è il turismo invernale e lo sci, quanto da un lato si sia sofferto, si stia soffrendo in questo periodo, ma quanto si sia poi detto che dal 7 gennaio, insomma, se tutto va bene, assolutamente incrociamo le dita, riapriranno anche ovviamente le piste, perché le località turistiche e il turismo in Italia, come peraltro in tanti paesi, insomma, del mondo, è essenziale. Per cui è quello su cui anche ovviamente lo Stato privilegerà, come lo sta facendo con la scuola, con altri settori, no? Nel tentare assolutamente di fare tutto in sicurezza, ma perché possa essere rimesso in moto. In qualunque caso, dopo vi parleranno anche di un progetto, no? I Guardiani della Costa, su cui vi spiegheranno. Però la costa, al di là del gioco di parole, è anche Costa Crociere, no? Questo per dimostrarvi come anche un turismo di solito di un certo tipo, che assolutamente
complesso e infattibile in questo periodo, perché mettere 5.000 persone ovviamente su una nave, sappiamo già cosa è successo, si sono però reinventati con una serie di altri progetti alternativi, perché vogliono passare ancora questi mesi difficili, non inerti, ma dando comunque una serie di opportunità ai giovani e di sbocchi lavorativi. In questo caso il progetto è anche per il PCTO, cioè per l'alternanza scuola-lavoro, di cui parleremo, perché il movimento è quello, cioè una delle risorse comunque per il nostro paese fondamentali, senza poi, evitando poi di aggiungere che turismo si occupa anche di, abbiamo detto, musei, teatri, spettacoli, agenzie di viaggio, agenzie sul territorio, posti pubblici, impieghi, eccetera, e che i nostri studenti che fanno comunque 5 anni di turismo fanno 3 lingue, assolutamente, insomma, bene, e questo è un valore aggiunto anche in qualunque altro settore, oltre che poi diritto, economia, matematica fatta bene e informatica, no? Per cui ovviamente sono in grado poi comunque di andare a lavorare in settori anche di uffici, di gestione, di amministrazione, eccetera. Lo sbocco per le facoltà universitarie sono tante, economia, giurisprudenza, management, eccetera, oltre che quelle prettamente legate al turismo, per cui io penso che sia un corso assolutamente attuale e ancora molto interessante per i ragazzi. Benissimo, queste parole ci fanno ben sperare, preside. Assolutamente. Bene, grazie. E adesso allora, per capire davvero bene che cosa si studia al turismo e come si studia, vediamo insieme il quadro orario, in modo che i ragazzi, soprattutto i ragazzi, possano capire bene il contenuto di questo corso. Allora, vediamo innanzitutto la parte rosa è dedicata al biennio, la parte azzurra è relativa al triennio, come potete vedere. Sappiate questo, che le materie del biennio sono le stesse sia nel turismo che nell'amministrazione finanza e marketing, per cui eventualmente è possibile un passaggio da un istituto, da un corso all'altro all'interno dello stesso istituto. Questi sono passaggi che sono possibili da fare, si chiamano passerelle appunto, da un corso all'altra. L'altra cosa che vi faccio notare è questa, come vedete c'è la prima lingua inglese, ovviamente, poi la seconda lingua comunitaria. Il nostro istituto offre lo studio di 4 lingue, per cui oltre all'inglese voi potreste scegliere tra il francese, il tedesco e lo spagnolo. Anche se una persona, se un ragazzo ha fatto alle medie francese piuttosto che spagnolo e vuole cambiare lingua, non ci sono problemi, nel senso che la seconda lingua si inizia a studiarla proprio da capo, dall'alfabeto, per cui sentitevi liberi veramente di scegliere la lingua che meglio credete faccia bene al vostro percorso scolastico. Poi ovviamente dalla terza si introduce un'altra lingua, per cui non so, noi abbiamo dei corsi che fanno inglese, spagnolo e poi in terza si introduce il francese, oppure inglese, tedesco e in terza si introduce lo spagnolo, cioè le combinazioni sono diverse. Quello che sta a voi appunto in seconda, poter scegliere questa seconda lingua. Poi vediamo altre materie che per esempio non ci sono rispetto, che ci sono e che invece non ci sono alle medie. Informatica, vedete, 2 ore e 2 ore, cioè è proprio una materia a sé stante. Poi abbiamo diritto ed economia, e qui la professoressa Colombo vi spiegherà di che cosa si tratta, e poi economia aziendale, anche qui 2 ore e 2 ore, qui si imparano proprio le fondamenta dell'economia aziendale, dell'economia nel senso che si impara gli scontrini piuttosto che le fatture, i sistemi di pagamento, ecco, però siamo proprio all'inizio, perché è nel triennio che davvero si definisce la figura professionale dell'operatore del turismo, nel triennio che vengono introdotte le materie caratterizzanti. Vedete, come dicevamo, la terza lingua straniera, però la lingua viene studiata non allo stesso modo nel corso di RIM piuttosto che nel liceo linguistico, c'è una specificità, poi vi spiegheremo come appunto vengono studiate le lingue. Poi ancora, avevamo detto diritto ed economia, diventa diritto e, vedete, legislazione turistica, si va nello specifico, nel dettaglio. La stessa economia per 3 ore, ogni anno 3 ore in terza, in quarta e in quinta. L'economia aziendale prosegue con discipline turistiche
ed aziendali, vedete, per 4 ore, 4 ore, 4 ore. Anche qui vedremo poi nel dettaglio che cosa si studia. E poi altre due materie caratterizzanti fondamentali, l'arte e il territorio, perché per una persona che si occupa di turismo è imprescindibile il conoscere l'arte, e l'arte legata al territorio, per cui non solo il nostro patrimonio culturale, ma anche quello, diciamo, mondiale. E la geografia turistica non è la stessa geografia che si fa alle medie, è una geografia che ovviamente conosce i luoghi, ma che fa rendere consapevoli i ragazzi che legato ad un luogo c'è sempre una storia, una cultura, una lingua, delle tradizioni. Ecco, quello che vorrei farvi cogliere questo, che tutti questi saperi in realtà si fondono insieme e sono veramente molto trasversali. Non possiamo dire si studia diritto slegato da discipline, slegato dalle lingue, no, è veramente un fondersi di questi saperi perché si formino dei professionisti consapevoli e appunto aperti alle sfide della realtà che la realtà impone, come abbiamo sentito anche prima dire dalla preside. Però adesso facciamo parlare i protagonisti di questo corso, per cui io inizierei con la professoressa Piras, la nostra professoressa di spagnolo, che ci parlerà, oltre che dello spagnolo, di altri aspetti che sono volti a consolidare lo studio delle lingue. Prego, Enza. Buonasera a tutti. Io insegno spagnolo sul turismo ormai da tanto tempo, purtroppo, devo dire. Per quanto riguarda il biennio del turismo, così come nel biennio degli altri indirizzi, la lingua si focalizza principalmente sulla grammatica e sulle funzioni linguistiche che permettono di padroneggiare la lingua per i principali scopi comunicativi, in un contesto che può essere quotidiano, che sia formale o informale. Però ecco, proprio come diceva la professoressa Rivolta, a partire dal triennio si passa invece all'uso di una lingua più settoriale, più specifica, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. Si porta l'alunno a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Però concretamente cos'è che facciamo in classe? Allora, in classe si va dallo studio delle varie tipologie di turismo, per esempio, oppure si vedono le tipologie di alloggi turistici, si impara a redigere una lettera di presentazione e promozione di un hotel, oppure come fare una prenotazione, fare il check-in e check-out, fare le fatture, presentare una città, realizzare un itinerario, per esempio anche un itinerario tematico, come può essere un itinerario religioso oppure gastronomico, relativi a città, regioni, ma anche a paesi. Alla fine questo lavoro che si fa in classe, quindi dopo ogni tematica trattata, i ragazzi realizzano un prodotto finale, cioè che può essere una presentazione in PowerPoint oppure una realizzazione di un video o delle simulazioni su situazioni legate strettamente al settore turistico. Però come diceva sempre la collega, la professoressa Rivolta, noi docenti siamo molto propensi alla collaborazione, quindi siamo molto propositivi nel programma insieme, e quindi si affrontano argomenti trasversali ad altre discipline come appunto la storia, la geografia e la storia dell'arte. E proprio legata a questa materia, per esempio, un'attività che piace molto ai nostri alunni è la visita a Brera, dove i ragazzi scelgono delle opere d'arte tra le tante ovviamente presenti nella Pinacoteca, e i ragazzi poi andranno a presentare in loco in lingua spagnola ai propri alunni, quindi l'opera alla loro scelta. È curioso che qualche volta capita anche che dei turisti presenti all'interno della Pinacoteca si fermino per poter ascoltare i nostri alunni. Questo più o meno è quello che facciamo in classe e nel lavoro che facciamo al turismo. Adesso brevemente invece vorrei parlarvi delle certificazioni linguistiche.
che sono una delle tante attività che il nostro istituto propone per il potenziamento della lingua straniera. Queste certificazioni vanno da un livello A1, un livello C2, ma noi generalmente cerchiamo di preparare gli alunni per un livello B2, però c'è da dire che qualche alunno, magari tra i più bravi, riesce a raggiungere anche un livello C1. Durante il corso di preparazione si potenziano ovviamente le 5 abilità che sono la comprensione orale, la comprensione scritta, la produzione orale e l'interazione orale con l'aiuto anche della madrelingua. Noi docenti di lingue caldeggiamo tantissimo le certificazioni perché effettivamente rappresentano un vero valore aggiunto nel curriculum dello studente, sia che egli prosegua all'università o sia che scelga il mondo del lavoro. Per esempio, all'università chi possiede una certificazione può essere abbonato un esame, c'è il primo esame di lingua, diciamo, può essere abbonato. Questo è quello appunto che noi cerchiamo di spingere appunto gli alunni affinché capiscano l'importanza della certificazione. Poi, al di là di questo, sono anche importanti per poter partecipare ad alcuni progetti europei. Quindi questo è brevemente quanto c'è da dire sulle certificazioni. Adesso invece faccio un cenno proprio rapido per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro all'estero, che adesso si chiama PCTO, e l'alternanza ha una durata di 15 giorni in cui gli studenti del turismo vanno a lavorare presso degli hotel o delle agenzie di viaggi. Più o meno la giornata lavorativa si svolge dalle 5-6 ore approssimativamente. E mentre durante i momenti liberi si organizzano attività culturali e di svago. Però adesso io lascio la parola alla nostra alunna Nicole di seconda D che vi presenterà la sua esperienza di alternanza scuola-lavoro all'estero in Irlanda. Sì, buonasera a tutti, io sono Nicole Palladio della classe quinta D e come lingue studio l'inglese, lo spagnolo e il francese. Oggi vorrei parlarvi della mia esperienza nei viaggi all'estero. Per prima cosa vorrei parlarvi del più recente, che è quello che è stato fatto a febbraio. Siamo stati a Dublino 2 settimane e abbiamo fatto l'alternanza scuola-lavoro, ossia andare a lavorare in un paese estero. I primi 3 giorni abbiamo fatto scuola, mentre sabato e la domenica, che erano gli unici giorni liberi, abbiamo visitato la città e invece durante la settimana siamo andati a lavorare. Io personalmente sono stata accolta da un'agenzia che si occupava dei poveri dell'Irlanda e il mio lavoro era quello di ascoltare le loro riunioni e poi creare delle relazioni, mentre altri miei compagni sono stati in hotel oppure in bar o negozi. Si alloggia sempre in famiglia, ovviamente non da soli, sempre in coppia oppure in 3, in base alla disponibilità della famiglia, e mi sono trovata molto bene perché ho trovato una famiglia disponibile e la mamma faceva di tutto pur di farci creare una situazione familiare e ci ha anche chiesto di poter cucinare italiano per loro. Mentre un'altra esperienza che ho fatto è lo stage linguistico a Valencia in terza superiore e lì sono stata 1 settimana. La mattina partecipavamo alla scuola, mentre il pomeriggio insieme alle guide visitavamo la città. Abbiamo visitato sia la parte più storica che quella più moderna, come l'oceanografico oppure il Museo della Scienza, e la sera eravamo completamente liberi. Anche qui abbiamo alloggiato in famiglia e la nostra mamma non amava particolarmente i silenzi a tavola, quindi cercava qualsiasi argomento pur di farci parlare. È un'esperienza che auguro a tutti perché aiuta sia ovviamente nel perfezionamento della lingua, sia nell'avvicinarsi molto di più alla lingua che si studia. E ora passo la parola alla prof. Rivolta. Grazie, grazie mille. Io mi scuso perché non ho detto che questa sera ci saranno con noi e hanno anche un ruolo davvero molto importante 3 ragazze di quinta, appunto Nicole che avete conosciuto adesso e poi conoscerete anche Eleonora, Pasquale e Ilaria Loverde. Mi scuso. Benissimo, abbiamo sentito parlare la professoressa di spagnolo, la professoressa Piras. Adesso vorrei dare la parola alla professoressa Bertone che ci spiegherà un po' altri aspetti sempre dello studio delle lingue nel nostro istituto. Prego. Grazie professoressa Rivolta, buonasera a tutti.
Mi presento, io mi chiamo Filomena Bertone, insegno francese nell'Istituto Martin Luther King. Ecco, il mio compito stasera è accompagnarvi appunto in quello che facciamo noi al di là delle nostre attività scolastiche, prima, soprattutto gli stage e gli scambi. Nicole vi ha già parlato un pochino dell'organizzazione dei nostri stage. I ragazzi appunto vengono ospitati nelle famiglie oppure presso i campus universitari per una settimana, frequentano le lezioni al mattino e il pomeriggio poi ci sono le escursioni. La cosa particolare del nostro istituto, dal punto di vista proprio del corso turistico, è quello che i nostri ragazzi partecipano attivamente alla costruzione di questo stage, di queste escursioni. Prepariamo insieme, per esempio, gli itinerari, cerchiamo in tutti i modi proprio di imparare l'arte di essere guide, perché loro vedono sul campo le guide, quelle persone che spiegano in lingua i luoghi che loro vanno a visitare. Quindi questo è molto importante per loro, perché imparano proprio anche la tecnica della comunicazione, oltre che soprattutto di vedere e di assistere alle bellezze che ci sono in Europa, soprattutto nei paesi in cui poi loro vengono ospitati volta per volta nel corso del triennio. Tutta questa parte qui poi dal punto di vista dell'esperienza sarà raccontata poi dalla mia studentessa successivamente. Quello che mi preme e che mi interessa soprattutto farvi capire è soprattutto quello dello scambio, perché questa è un'altra bella tradizione della nostra scuola. Da molti anni noi abbiamo questo scambio con la Normandia, e precisamente ad Avranches, che è di fronte a Mont Saint-Michel, e un gruppo di studenti fa questo scambio. La promessa è quello di essere, di alloggiare lo studente che a sua volta ha alloggiato lì in Francia. Questo Odyssée, Notre-Dame de la Providence, ha anche una sezione turistica. Noi abbiamo avuto modo proprio di visitare le loro aule tematiche, ma soprattutto quello che abbiamo avuto modo noi di vedere sono le varie escursioni. La Normandia è un paese ricco di storia e di fascino, soprattutto è molto sviluppato il turismo di memoria, che è fondamentale soprattutto per i nostri ragazzi di quinta che dovranno affrontare l'esame di Stato. Abbiamo visto per esempio le spiagge dello sbarco in Normandia e soprattutto abbiamo visitato l'ultima volta che siamo andati in Normandia due cimiteri, uno tedesco e uno americano. La guida, devo dire la verità, ci ha fatto emozionare tutti, perché sapendo che noi eravamo un gruppo di italiani, ci ha spiegato in inglese e ci ha accompagnato laddove c'erano i ragazzi italo-americani che avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. È stato un momento molto toccante, ma questo poi soprattutto ha fatto capire ai nostri studenti quanto sia importante non soltanto il fatto di comunicare in una lingua straniera, ma proprio di trasmettere emozioni. Quello che è importante soprattutto nello studio delle lingue, e l'aveva già accennato la professoressa Piras, è il fatto che i nostri ragazzi facciano dei progetti, dei lavori, sono dei compiti reali, al ritorno dagli stage o al ritorno dagli scambi, con le loro foto, preparano dei PowerPoint, dei video e presentano, ovviamente in lingua straniera, quello che loro hanno vissuto, presentando questi luoghi. Quindi c'è una forte sinergia con i colleghi di storia dell'arte, con i colleghi di geografia, in modo tale che i ragazzi capiscano che il sapere è unico e non è frammentario. Credo che sia proprio questa la forza e il successo. Ma per quanto riguarda tutta questa parte, soprattutto della realizzazione dei prodotti e dei progetti dei nostri ragazzi, lascio la parola a Eleonora Pasquale, la studentessa di Quinta E. Grazie. Buonasera a tutti, ragazzi e genitori, io sono Eleonora Pasquale della classe Quinta E e vengo da 5 anni di francese, insegnati tra l'altro 2 dalla professoressa Bertone. E stasera vi parlerò, come ha già accennato la mia professoressa, dello scambio culturale con Avranches che io ho fatto 2 anni fa e anche dello stage linguistico a Cannes, sempre per quanto riguarda la lingua francese e soprattutto attaccandomi sia al discorso della professoressa Piras che della professoressa Bertone, di mostrarvi un prodotto turistico che noi abbiamo fatto, cioè che la mia classe ha fatto alla fine dell'anno scorso sul Parco Nazionale del Mercantour, che in questo caso è un settore di turismo sostenibile. Però ritornando comunque al discorso ancora di viaggi, 2 anni fa ho partecipato assieme alla professoressa Bertone e alla mia classe allo scambio, scusate, al tour, scusate di nuovo, allo stage linguistico a Cannes in Costa Azzurra. Praticamente questo tour,
si è svolto su 5 giorni, dove abbiamo alloggiato alcuni di noi e altri di noi in famiglia, mentre altri appunto al college, che questa istituzione che viene riconosciuta a livello internazionale, che è il Collegio Internazionale di Cannes. Le giornate si svolgevano con le lezioni al mattino, dove noi studenti eravamo divisi per livello di conoscenze della lingua, e le lezioni occupavano sia la parte grammaticale e sintattica della lingua che anche di temi legati al territorio, come per esempio avevamo molte lezioni concentrate sul discorso della maschera di ferro, poiché nell'isola davanti alla città di Cannes, ovvero l'Isla Margherita, si trova proprio la fortezza della maschera di ferro, che siamo andati anche a visitare. E soprattutto del Festival di Cannes, che noi abbiamo quasi avuto la fortuna di vedere. Dico quasi perché noi siamo andati nel mese di aprile e ovviamente il festival si svolge nel mese di maggio, però abbiamo potuto vedere chiaramente il tappeto rosso, il teatro dove si svolgono le premiere e l'Hotel Carlton, che è, come dire, l'idioma di questa città e di questo evento. Sempre dello stage linguistico abbiamo potuto visitare le cittadine nel territorio subito attorno a Cannes, che sono per esempio Antibes, dove abbiamo potuto vedere pure il Museo di Picasso e Saint Paul de Vence. Ma sicuramente una delle esperienze, delle gite più particolari di questo stage è stata la visita a Grasse, dove abbiamo visitato la profumeria Fragonard, ovvero un'azienda produttrice di profumi molto famosa nel mondo. Queste ore di visita sono state contate anche come PCTO, come alternanza scuola-lavoro, e abbiamo potuto vedere in loco come avviene la trasformazione di un prodotto. È stato veramente interessante. Poi, passando allo scambio culturale con Avranches, a cui io ho partecipato 2 anni fa, è stato molto, molto bello e molto, molto intenso. Abbiamo iniziato noi ospitando nel mese di aprile dei ragazzi provenienti appunto dal liceo di Notre Dame della Providence, dove assieme a loro abbiamo un po' riscoperto, come dire, le bellezze del nostro territorio. Quindi siamo andati a Milano, siamo andati a Venezia, e poi nel mese di settembre, fine settembre, siamo andati noi da loro per altrettanti 5 giorni, dove abbiamo potuto, come ha detto la mia professoressa, visitare la loro scuola e il loro paese, ma soprattutto delle visite molto belle, molto interessanti, come appunto quella del cimitero, ma soprattutto del sito di Mont Saint-Michel e di Saint-Malo. Quindi, adesso chiudendo e tornando sul discorso invece del prodotto, come la lingua appunto può diventare un prodotto effettivo, vi parlo del Parco Nazionale del Mercantour, questo come dire itinerario che ho prodotto assieme ai miei compagni, di tipo appunto di turismo sostenibile. Abbiamo parlato un po' della geografia, delle caratteristiche del territorio, la sua storia, il clima o la flora e la fauna, arrivare infine a una presentazione di questi siti turistici attraverso un itinerario dove noi siamo andati idealmente un po' a vedere questa valle, comunque questo territorio, come dire, presentandolo poi chiaramente in lingua. Concludo la mia breve presentazione e ringrazio i professori comunque questa esperienza e ridò la parola alla professoressa Rivolta. Grazie, grazie Eleonora, molto interessante davvero. Ovviamente questi itinerari che sono bellissimi, eccetera, per essere realizzati hanno bisogno anche di un supporto economico, finanziario, hanno bisogno anche di una cura degli aspetti giuridici. Ecco perché nel nostro corso, appunto, come abbiamo visto, una materia importante è quella relativa alle discipline turistiche aziendali. Qui i ragazzi imparano proprio a recuperare quella che è la documentazione o le procedure necessarie per poter realizzare un viaggio, oppure anche devono imparare quali sono le tecniche legate di marketing per promuovere per esempio un sito turistico, ed anche proprio nel concreto i ragazzi devono imparare a leggere un bilancio semplificato di un'impresa recettiva, per esempio di una struttura recettiva, così come dovrebbero riuscire, e riescono ovviamente in quinta, questo diciamo è il termine del percorso, a elaborare un business plan, cioè un piano aziendale per lanciare per esempio un'impresa recettiva sul territorio. Per cui accanto agli aspetti culturali ci sono anche questi aspetti economici, finanziari, e parlando di questi aspetti non possiamo dimenticare anche gli aspetti giuridici. Per questo motivo passo la parola alla professoressa Colombo. Buonasera, sono la prof. Colombo e insegno sull'indirizzo turistico. Vi voglio presentare delle slide
Eccole qui. Allora, la prima cosa che intendo sottolineare è questo, che lo studio del diritto e dell'economia nel biennio ha una finalità ben precisa, che è quella di formare un cittadino consapevole, per cui lo studio più che altro si concentra appunto sulla Costituzione. Studiamo la Costituzione, i diritti e doveri dei cittadini, l'organizzazione dello Stato. Invece in economia ci concentriamo sullo studio dei soggetti del sistema economico, la famiglia, le banche, le imprese, lo Stato. Invece lo studio di legislazione turistica nel triennio ha un'altra finalità, è finalizzato a far acquisire delle competenze agli alunni che possano spendere poi in campo professionale oppure nella prosecuzione dei loro studi a livello universitario. Diamo uno sguardo veloce al programma, non voglio fermarmi molto perché lo potete trovare sul sito. Io direi che il cuore del programma del terzo anno è il contratto, quindi si studia che cos'è un contratto, si studiano poi i modelli contrattuali più usati, più comuni, tipo il contratto di vendita, di locazione, i contratti bancari che servono comunque anche nella vita e poi ci si concentra sui modelli contrattuali tipici del settore turistico, per cui il contratto di albergo, il contratto di locazione turistica, la multiproprietà, il viaggio, il contratto di viaggio. Invece lo studio di diritto del quarto anno è incentrato più che altro sull'impresa. Cos'è l'impresa? Chi è l'imprenditore? Come si apre un'impresa? I passi burocratici che occorre fare. E poi ci si concentra sulle imprese turistiche. Si parla di strutture ricettive, agenzie di viaggio. Si studia anche il contratto di lavoro e in particolar modo il contratto di lavoro che viene applicato al settore turistico. Infine, il quinto anno vede lo studio invece del ruolo che gioca la pubblica amministrazione in campo turistico. Si studiano gli enti pubblici, le associazioni private che hanno un ruolo nel turismo, per cui l'ENIT, la PT, il CAI, l'ACI, le Proloco. Si studia la normativa inerente alla tutela dei beni culturali, alla tutela dell'ambiente, l'Agenda 2030 per esempio, e alla tutela del turista. Poi studiamo anche, non so, gli organi costituzionali e gli organi dell'Unione Europea. E quindi abbiamo anche noi veramente diverse materie, diversi argomenti in comune con altre discipline trasversali ad altre. Ma la cosa che mi preme di più sottolineare è appunto la metodologia che usiamo, per cui riteniamo importante alcune cose. Prima cosa, che gli alunni imparino ad imparare, cioè acquisiscano un metodo di studio veramente efficace che potrà servire loro in tutto il loro percorso lavorativo, scolastico e lavorativo, e che acquisiscano delle competenze e delle abilità, quelle previste dal profilo professionale. E quindi per monitorare l'acquisizione di queste competenze, quando terminiamo di spiegare degli argomenti, diamo dei compiti di realtà che consistono soprattutto nella risoluzione di un caso giuridico semplice. Per risolvere questo caso devono saper trovare comunque, accedere alle fonti normative, no? Trovare delle norme, capirle e applicarle al caso concreto. Chiediamo poi, non so, per esempio, di stendere delle relazioni o di compilare della modulistica. E infine vogliamo che i nostri alunni siano loro stessi i protagonisti del percorso di apprendimento che fanno. E come facciamo a renderli protagonisti? In diversi modi, per esempio usando il metodo della classe capovolta. Diamo degli input, delle spiegazioni sommarie, poi diamo del materiale, un argomento su cui lavorare, loro elaborano delle schede in PowerPoint, il più delle volte magari anche portandoli in laboratorio quando siamo in presenza, e poi presentano il loro lavoro ai compagni. Oppure chiediamo loro di autovalutarsi dopo una verifica e vedere i loro punti di forza, i loro punti di debolezza, così che si possano migliorare. Importanti sono anche i giochi di ruolo. Per esempio, abbiamo fatto un progetto, abbiamo contattato noi di diritto un'associazione di avvocati, ci hanno mandato un avvocato, è entrato in due classi e ha trattato il caso di un reato che aveva analizzato, su cui aveva lavorato. Ha suddiviso la classe in diversi gruppi, chi faceva il magistrato, chi faceva l'avvocato, chi faceva l'imputato, insomma hanno svolto un processo, hanno simulato lo svolgimento di un processo in classe con tanto di emissione di
di sentenza finale. Poi siamo andati in tribunale ad assistere a un processo per direttissima e il magistrato, che era una donna, li ha accolti, ha accolto la classe volentieri e ha spiegato mentre stava facendo il processo, a volte si interrompeva spiegando cosa stava succedendo e sono stati molto contenti. Un altro modo che abbiamo per far sì che i ragazzi siano protagonisti è di valorizzare le esperienze, il loro bagaglio culturale, il loro bagaglio di esperienze che hanno fatto. Ad esempio abbiamo noi in Quinta A una ragazza che ha fatto il progetto Erasmus, l'anno scorso ha partecipato a questo progetto e quindi cerchiamo sempre di valorizzare questa esperienza che ha fatto attingendo appunto a quello che è al suo bagaglio che ha costruito in questo, durante questo anno. Per cui cedo la parola alla mia alunna Ilaria Loverde. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Loverde di Quinta e come ha detto la professoressa Colombo, anche io sono stata protagonista di un'esperienza extracurriculare all'estero con il mio anno all'estero durante l'anno 2019-2020, nella quale ho trascorso 8 mesi nello stato dell'Alabama negli Stati Uniti. L'anno all'estero è un'esperienza formativa sicuramente a livello personale, perché la maturità e l'indipendenza che ti danno 8 mesi fuori da casa, quindi lontano dalla famiglia, lontano dagli amici, dalla quotidianità, ti fanno anche vedere la tua realtà da un altro punto di vista. Sicuramente anche un'esperienza formativa linguistica, infatti io adesso so l'inglese quasi madrelingua. Naturalmente l'anno all'estero non è un'esperienza che bisogna fare solo nei paesi anglofoni, quindi Stati Uniti, Regno Unito o Australia, si può fare nella maggior parte dei paesi industrializzati. L'anno all'estero, le conoscenze che io ho acquisito negli Stati Uniti mi sono servite molto quest'anno. Ad esempio, durante la Flipped Classroom, ovvero il progetto della professoressa Colombo, nella quale abbiamo la classe rovesciata, quindi in presenza la professoressa ci dava degli argomenti da sviluppare in gruppi durante delle ore di laboratorio di informatica. In questo caso, essendo in didattica a distanza, ho dovuto fare una ricerca personalizzata. Ho usato le mie conoscenze di governo americano per spiegare le differenze tra il presidente della Repubblica Italiana e il presidente americano. Tendo anche delle mie foto, ad esempio quando sono andata alle primarie americane. E questo argomento si collega anche all'educazione civica, che è una nuova materia che adesso presenterà la professoressa Rivolta. Grazie mille. Sì, in effetti. Grazie, grazie Ilaria. E in effetti questo argomento che avete visto, un confronto per esempio tra la situazione americana e la situazione italiana a livello istituzionale, è proprio un tipico argomento dell'educazione civica, che è una nuova materia, è stata introdotta quest'anno, ha un voto, per cui è una materia che ha una sua specificità, ma è insegnata trasversalmente. Nella nostra scuola esiste un curriculum verticale, per cui ogni anno in prima i ragazzi affrontano alcuni argomenti, in seconda altri ancora, fino ad arrivare appunto a quelli più complessi che abbiamo visto adesso nella quinta. L'obiettivo qual è? È sempre quello di aprire la mente dei nostri ragazzi, quelli di renderli curiosi circa la realtà che li circonda. Per cui, per questo motivo, anche questo PCTO di cui avete sentito parlare in questa serata va in questo verso. Vi dicevamo, PCTO sta per percorsi e competenze trasversali dell'orientamento. Una volta era l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini, ma è ancora adesso ci sono e hanno una grande validità. Vuol dire che cioè i nostri alunni in un certo momento dell'anno, per un certo periodo, 2 settimane per esempio, non vengono a scuola ma vanno nei luoghi di lavoro e i ragazzi del turismo vanno per esempio negli alberghi, nelle sedi delle fiere, in un museo, cioè nelle realtà che appunto ha vocazione turistica. Però oltre a questi tirocini, il passo che si vuol fare è proprio quello di sviluppare anche delle competenze trasversali, le famose soft skills. E per esempio in questi giorni i ragazzi a scuola di terza e di quarta, seguiti da alcuni esperti, stanno creando delle start-up, cioè delle nuove aziende e sono seguiti proprio in tutti i passi che servono per arrivare alla creazione di una start-up. Ma nel dettaglio vorrei anche parlarvi di questo progetto di cui già parlava la nostra preside, ecco appunto Guardiani della Costa. Questo progetto è stato promosso dalla Costa Crociere Foundation e dall'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, per cui veramente una,
un patrocinio veramente importante. Che cosa faranno i nostri ragazzi? Che scopo ha questo progetto? Sostanzialmente i nostri ragazzi arriveranno non solo a conoscere, diciamo così, le caratteristiche del litorale italiano, ma contribuiranno anche a preservarlo. E per essere proprio concreti e dunque maggiormente consapevoli, anche la nostra scuola, partecipando a questo progetto, adotterà, diciamo così, una parte di costa. In genere sono dai 6 ai 10 chilometri di costa. I nostri ragazzi, per esempio, andranno nel Golfo del Tiguglio, vicino a Rapallo, e prima di andare seguiranno una formazione fatta appunto da questi esperti, per cui studieranno di quella zona, le biodiversità, studieranno il cambiamento climatico, il livello di inquinamento, e poi con un kit didattico appunto sempre fornito dall'organizzazione, si recheranno sul litorale per fare osservazioni e rilevamenti, in modo da avere veramente una fotografia ambientale, e poi anche dovranno riuscire a fare delle loro osservazioni. Ci sarà anche un concorso a livello nazionale rispetto a questo progetto. Questo per dire che sono tutti stimoli che vengono dati ai ragazzi proprio per allargare, come dicevamo prima, i loro orizzonti. Ecco, noi abbiamo finito la nostra presentazione, però prima di finire penso che anche voi siate curiosi di conoscere, e poi, una volta che i ragazzi si sono diplomati, quali sono le prospettive, quali sono gli sbocchi. Sostanzialmente, voi sapete, c'è la possibilità o già di iniziare a lavorare, oppure di frequentare l'università, o anche c'è anche la possibilità di seguire questi nuovi istituti tecnici superiori. Sono corsi post-diploma della durata di 2 anni che creano dei veri super tecnici. Sono corsi nei quali sono corsi in cui gli insegnanti sono dei professionisti e lo stage, ci sono molti stage. Pensate che il livello di occupazione al termine del percorso, dopo un anno, il livello di occupazione dei ragazzi è dell'80%, perché è veramente un corso molto molto concreto. Però appunto, diciamo, la scelta poi quella invece tradizionale è tra il lavoro e la carriera universitaria. Ma abbiamo qui delle ragazze che stanno vivendo questo momento, per cui cosa c'è di meglio se non chiedere loro cosa stanno pensando di fare, magari se ci raccontano anche cosa si dice nelle loro classi. Se vuoi iniziare a parlare tu, Nicole, cosa hai scelto, università o lavoro? Allora, io sono più orientata verso il lavoro, vorrei riuscire ad unire la mia passione per le lingue e quella per la danza per andare a fare l'animatrice nei villaggi. Ho già dei contatti, spero solo di riuscire a iniziare al più presto, data la situazione in cui siamo. Ho capito. E tu, Ilaria? Io sono più orientata verso una carriera universitaria nella Statale di Milano, nelle comunicazioni e società. Ma in generale la mia classe è più centrata verso economia, sociologia, pedagogia, e poi sono molti ragazzi che invece sono orientati verso carriere di assistente di volo o di lavori dentro gli hotel, viste le situazioni di PCTO, quindi le buone valutazioni, cercheranno di fare dei corsi semplicemente per avere quel tipo di lavoro. Ok, benissimo. E tu, Eleonora? Allora, a livello della mia classe, principalmente è molto quotata all'università, soprattutto in facoltà che proseguono le materie che abbiamo studiato finora, quindi tantissima economia, marketing, management, chiaramente le lingue. Io personalmente sono molto convinta di voler fare inizialmente una laurea triennale di beni culturali all'Accademia di Brera, per poi proseguire con una masterizzazione di storia dell'arte in una capitale europea. Benissimo, benissimo, in bocca al lupo a tutte e tre per i vostri progetti. Per cui vedete, sia a livello lavorativo, come si diceva, l'assistente a terra o il lavoro negli alberghi, ci sono tante opportunità e tante anche corsi universitari. Tra l'altro, ormai in università ci sono tante facoltà legate al turismo, c'è proprio, per esempio, in Bicocca o anche in Cattolica, ma in molte facoltà proprio la facoltà di
turismo, di scienze o scienze turistiche a seconda dell'università, che è il, diciamo, il proseguo del nostro corso di studi. Abbiamo terminato, chiedo al nostro regista innanzitutto di farsi vedere, di entrare con noi. Benissimo, buonasera Vernizzi, professor Vernizzi, poi se ci sono delle domande o... Buonasera a tutti. Al momento non ci sono domande, nemmeno riflessioni. Si vede che siete stati chiarissimi, diciamo, tutti nell'esposizione di cosa si fa nel corso di turismo. Allora, senti, visto che non ci sono domande immediate, beh, innanzitutto se vi viene in mente qualche cosa da chiedere, ricordatevi che mi potete sempre scrivere, se andate nel sito a info, c'è la mia mail che è comunque semplice, rivolta.monicalucia. @mlkmuggio.org, per cui anche se domani vi dovesse venire in mente una domanda non ci sono problemi, noi rispondiamo subito. Ma visto che abbiamo con noi il professor Vernizzi, che è l'animatore digitale della nostra scuola, volevo chiedere se può magari spiegare ai genitori, per esempio, come la nostra scuola in questa circostanza di Covid, a partire già dall'anno scorso, da febbraio, ha diciamo che cosa ha messo in atto per poter garantire il diritto all'istruzione dei nostri alunni. Allora, fin da subito l'anno scorso, quando è iniziato il lockdown, ci siamo immediatamente attivati per l'attivazione della didattica a distanza. Noi abbiamo la piattaforma G Suite for Education e quindi le video lezioni online sono partite quasi da subito, la settimana successiva al lockdown, dopo una, diciamo, breve periodo di formazione per i docenti che non avevano mai utilizzato questi strumenti. Quindi breve formazione e poi siamo partiti. L'anno scorso facevamo 24 ore su 32, quest'anno a settembre, quando siamo partiti in modalità alternata, con metà classe a distanza e metà classe in presenza, siamo partiti subito con il totale monte ore svolto sia in classe sia a distanza. Adesso in periodo di lockdown, anche qui facciamo tutte le monte ore di 32 ore a distanza, sempre attraverso la piattaforma G Suite for Education e il software Meet per le video lezioni. Non solo per questo, ma la piattaforma ci permette anche di far fare ai ragazzi diciamo, lavori digitali. Avete visto adesso il PowerPoint, ci sono le presentazioni Google, fino anche la costruzione di piccoli siti web con Google Sites per la preparazione del portfolio digitale da presentare poi all'esame di Stato, con tutte le esperienze dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento che hanno fatto nel triennio, e non solo, e tutti gli argomenti di cittadinanza che hanno sentito parlare, non so, l'Agenda 2030, che oramai è diventato un po' il nostro faro per moltissime discipline, grazie alla quale riusciamo a creare questi percorsi trasversali. Sempre grazie alla, diciamo, alla strumentazione digitale e software che abbiamo a scuola. Oltre a questo c'è ovviamente il registro elettronico che è stato ulteriormente implementato e il sito web che dal 1° settembre è nuovo. È un sito 2.0 che rispetta quindi l'ultima normativa per quanto riguarda l'accessibilità ed è continuamente aggiornato. Sul quale per esempio potete trovare anche tutti i video di queste serate dell'orientamento. Benissimo, grazie. Tra l'altro vorrei ricordare questa cosa, che noi quest'anno abbiamo tentato di portare a scuola, in classe, in presenza completamente tutte le prime, per cui le prime e le quinte abbiamo iniziato ad accoglierle in presenza in modo completo, mentre la seconda, la terza, la quarta si alternavano metà una settimana a casa, una metà settimana a scuola, noi per le prime abbiamo cercato davvero di ospitarle, di tenerle tutte in classe, proprio perché siamo all'inizio, occorreva
insomma, conoscere i ragazzi, che i ragazzi si conoscessero tra di loro, e questo è stato un'esperienza comunque positiva che ci ha permesso di vivere, seppur con le difficoltà, un po' più serenamente questo periodo di didattica a distanza. Vedo che c'è una domanda: gli stage all'estero vengono fatti per l'intera classe o solo per alcuni alunni? Qui abbiamo le due prof di lingua, chi vuole rispondere, la prof Bertone o la prof Piras? Gli stage vengono rivolti all'intera classe, quindi tutta la classe partecipa, può partecipare, non ci sono problemi. Come vi diceva la mia studentessa prima, non c'è neanche la difficoltà dell'approccio della lingua all'estero, perché vengono già divisi per livello, per cui i ragazzi, semmai più bravi, più comunicativi, saranno messi in un livello superiore. Altra cosa, bisogna ricordarsi anche che alla fine di tutti gli stage che i ragazzi fanno all'estero viene consegnato loro un attestato del loro livello di lingua. E i professori all'estero si complimentano sempre con i nostri ragazzi per il loro livello di preparazione e di attenzione soprattutto, e questo ci fa sempre molto piacere. Grazie, professoressa Lotta. Bene, no, volevo dire che può capitare che all'interno di una classe ci siano dei ragazzi che non possano partecipare agli stage, perché potete immaginare, questi stage hanno un costo. Chi rimane a casa non fa lezione normalmente, fa una full immersion, la classe va in Francia, i ragazzi che rimangono a casa, quei pochi che rimangono a scuola, faranno una full immersion per quella settimana in francese, in modo da non crearsi troppe discrepanze tra il livello di chi è partito e il livello di chi è rimasto a casa. Vedo un'altra domanda. Buonasera, la settimana scorsa si conclude di venerdì o di sabato? Da quest'anno di venerdì. Abbiamo deciso in collegio docenti, e poi il consiglio di istituto l'ha approvato, la settimana fino a venerdì. Dobbiamo anche dire questa cosa, che in questo momento ci stanno chiedendo continuamente di rivedere il nostro orario, per cui quest'anno noi siamo partiti da lunedì a venerdì. Adesso la preside, che ci ha salutato, ci diceva che sta facendo riunioni continue con i prefetti, perché ci stanno chiedendo di rivedere gli orari di ingresso, di uscita, per cui quest'anno al momento abbiamo deciso lunedì e venerdì, e anche l'anno prossimo questa è la nostra intenzione, però stiamo un po' navigando a vista, almeno quest'anno dobbiamo stare alle disposizioni ovviamente che ci vengono date. L'istituto concorre alle spese dei viaggi per le famiglie meno abbienti che ne facciano richiesta? Se vuoi rispondere tu, Enza, adesso. Sì, allora c'è comunque, in base al reddito, diciamo, no? Basta presentare l'ISEE, e in una piccola parte comunque la scuola contribuisce a dare sì un aiuto, un apporto per poter fare il viaggio. Quindi c'è sì un piccolo aiuto, c'è, però ecco, bisogna presentare, è imprescindibile che appunto si presenti l'ISEE. Ok, grazie. Gli stage sono fatti anche in questo periodo di Covid? Diciamo che in questo, allora, all'estero e fuori, no, proprio questo no. Diciamo questa cosa però, che la nostra scuola ha organizzato dei PON, quelli di cui parlava prima la professoressa Piras, tra l'altro in lingua, sia in spagnolo che in francese, che sono come dei laboratori, ecco, programmi operativi nazionali. Grazie Luigi, sempre preciso come. Ecco, questi PON, questi progetti, essendo dei laboratori e fatti nei nostri laboratori di informatica, li abbiamo potuti fare in presenza, proprio perché assimilati ai laboratori, ma oltre a questo non si è potuto fare nient'altro. Questo no. Così come qualcuno di voi, perché so che è collegato, ha frequentato gli stage pomeridiani in presenza, ma perché li abbiamo detto, sono delle forme di laboratorio, solo per quello abbiamo potuto, tant'è che nemmeno i ragazzi possono venire a scuola per le attività normali, figuriamoci uscire. Ad esempio, nelle nostre quinte che ci stiamo preparando per l'esame di Stato, noi seguiamo delle conferenze
in diretta streaming, per esempio del Centro Asteria, forse anche tu, Beatrice, Eleonora, scusate, Beatrice e sua sorella che era la mia alunna, forse anche tu, Eleonora, ne hai seguita qualcuna recentemente, non so, di quinta, voi ragazze del turismo avete seguito qualche conferenza streaming, Eleonora? Streaming per quanto riguarda la didattica a distanza non ancora, però l'abbiamo seguita mentre eravamo in classe, abbiamo avuto allora sì, quella sulla storia dell'assicurazione, in particolare questa conferenza molto interessante dove è arrivato un gruppo di esperti che attraverso chiaramente un link Zoom o Meet ci ha parlato un po' di questo lato dell'economia che viene sempre preso in modo un po' troppo logico, però è stato molto interessante in realtà. Questo perché rientra in un progetto di cui non vi abbiamo parlato questa sera, di educazione finanziaria, che ha come scopo quello di creare una consapevolezza, un'alfabetizzazione finanziaria nei nostri studenti, proprio perché nella vita poi non compiano dei passi falsi, ecco, perché prendano delle decisioni motivate, oculate. E ad esempio c'era questa conferenza sulle assicurazioni, però non possiamo uscire, no. Al momento non si può proprio. Monica, posso aggiungere una cosa? La signora che chiedeva dei viaggi all'estero, che è evidente che non si possono fare, però io che sono ottimista, no, e positiva, ho comunque proposto un viaggio, no, per sostituire, diciamo, il viaggio all'estero a Napoli, quindi la Napoli spagnola, la Napoli borbonica, e con dei laboratori completamente svolti in lingua spagnola. Quindi nel caso si dovesse riaprire un po' la situazione, che si possa viaggiare almeno in Italia, non possiamo andare all'estero, però magari possiamo recuperare quel viaggio in Italia. E quindi sempre comunque legato alla lingua spagnola, perché rigorosamente tutti i laboratori si svolgono in lingua spagnola, e quindi conoscere una parte della Napoli spagnola, appunto. Quindi speriamo di poterlo realizzare. Benissimo, grazie. Ecco, questi sono i progetti di educazione finanziaria che vengono proposti ai nostri alunni e a tutti gli alunni dell'istituto, per cui sia chi frequenta il liceo, chi il turismo, la RIME, eccetera. Quello di cui parlava Eleonora prima era Io e Rischi, proprio questo per sensibilizzare i ragazzi ai rischi, alle trappole proprio che possono incontrare nel corso della loro vita. Da adulti, ecco, vedete, educazione finanziaria, io penso positivo. Startup Life invece è quella, è questo progetto che stanno facendo i ragazzi di terza e quarta, che vale sempre anche come PCTO, no? Perché sviluppa dei percorsi, sono dei percorsi che sviluppano le competenze trasversali, e qui i ragazzi imparano appunto a creare delle startup, sia partendo dall'idea al prodotto come deve essere presentato, al business plan che deve essere associato, fino alla commercializzazione, al marketing che sta dietro alla promozione di questo prodotto. Ecco. Benissimo. Se non ci sono altre domande, io allora vi ricordo che il 21 c'è la presentazione del liceo economico, per chi vuole, si può rivedere il nostro Open Day sempre in streaming, per qualsiasi problema, qualsiasi cosa potete contattarmi. Probabilmente a gennaio organizzeremo ancora qualcosa per tenerci in contatto, allora vi diciamo di monitorare il sito sempre. Io ringrazio il professor Vernizzi, la professoressa Bertone, Piras, la professoressa Colombo, le nostre alunne Eleonora, Nicole e Ilaria, che adesso anche vedremo. Benissimo, siete state preziose ragazze, grazie mille, vi auguro buon Natale e un davvero sereno 2021, se ci vedremo l'anno prossimo. Grazie di tutto e buonasera. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a tutti. Grazie.